Polemica e critiche per la richiesta di selfie a Maria De Filippi nella camera ardente del marito. Cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli? È stata chiusa oggi 26 febbraio la camera ardente di Maurizio Costanzo, allestita nel Palazzo del Campidoglio, a Roma. Moltissimi volti noti e persone comuni sono venuti a rendere omaggio allo storico conduttore e giornalista. Ovviamente, tra i presenti anche i figli Saverio, Camilla e Gabriele, e la moglie Maria De Filippi. La conduttrice si è fermata con le varie persone venute nella sala della protomoteca a dare un ultimo saluto a Maurizio, ricevendo le condoglianze e stringendo mani. Un paio di fan, però, si sono spinti oltre e hanno chiesto un selfie a Maria, che glielo ha amabilmente concesso. Questo gesto ha scatenato, giustamente, una forte polemica, sottolineando il cattivo gusto e la vergogna nel chiedere una foto alla vedova davanti alla bara del marito. Tra i tanti commenti indignati, è arrivato anche quello di Selvaggia Lucarelli, che ha espresso senza peli sulla lingua il suo pensiero sulla triste vicenda. La giornalista ha condiviso un video in cui è possibile vedere Maria che si mette in posa per la foto, accettando con un sorriso la disdicevole richiesta dei due soggetti in questione. Nonostante la situazione totalmente fuori luogo, la regina di Mediaset è riuscita a mantenere la sua diplomazia e garbo, cercando probabilmente di evitare un momento spiacevole. La Lucarelli, però, ha ammesso che non avrebbe reagito allo stesso modo se si fosse trovata al posto della 61enne ed ha fatto una giusta riflessione, il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto pensiamo, ma penso a Maria De Filippi e all'enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un va asterisco 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 lo al primo telefono che vedevo.